Ci mettiamo seduti? Ci possiamo accomodare con Stefano Baiocco, marchigiano di Ancona, se non ricordo male, perché noi abbiamo Ancona. un libro suo che lei ha pubblicato, devo dire, prima dell'arrivo di questa seconda stella a Villa Nel Feltrinelli. 2007, pubblicato nel 2007, sì. È rimasto quello? Sì, per il momento è quello, poi magari in un prossimo futuro in cantiere qualcos'altro, però per ordine. Qua, allora abbiamo 2 stelle Michelin per insomma, un albergo con ristorante particolare che finalmente poi ottenne la prima stella, perché sapevamo tutti insomma, del fascino particolare di questo hotel e che a un certo punto motoriamente ha puntato su una cucina particolare, creativa, affidata appunto a lei. Sì, io sono qui ormai da questa l'undicesima stagione, quindi 2004 è stata la prima stagione qua in Villa Feltrinelli. Di primo acchito, insomma, abbiamo subito impostato, diciamo, il nostro stile di cucina. Stile di cucina che è stato fortunatamente subito ben capito e ben apprezzato. Dopo i riconoscimenti arrivano piano piano col tempo e col giudizio ovviamente dei clienti. Anche perché dà l'idea un po' di ristorante comunque in albergo, beh, effettivamente c'è un cancello, bisogna suonare, bisogna prenotare, i posti sono Ovviamente. limitati e immagino che chi comunque nelle poche camere di questa bellissima villa, queste poche appunto suite, comunque pretenda una cucina di un certo tipo, quindi affolli comunque normalmente il suo ristorante, quindi non è che poi Voglio. rimangono tantissimi posti, anzi devo dire, io sono rimasto sorpreso della seconda stella a Villa Feltrinelli. Perché non ci pensavo, ecco, pensavo più ad altri ed è stata una sorpresa piacevole e devo dire anche giusta per un albergo comunque, ristorante, se vogliamo, stagionale. Sì, ovviamente, beh, la stagionalità, non so se definirlo un vantaggio o uno svantaggio. Comunque, ecco, visto la zona, la location dove è situata, è ovvio che il nostro ristorante sia aperto solo durante il periodo estivo. Ristorante, come giustamente hai detto, ha posti limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Prenotazione obbligatoria e ovviamente il ristorante è aperto non solo per gli ospiti dell'hotel, della villa, ma anche a ospiti esterni. Il Quindi aperto la sera. ristorante stellato è aperto solo la sera, il ristorante, diciamo, dell'hotel volendo aperto anche a pranzo, però no, ovviamente con un menù molto più semplice, è ovvio che diciamo, il ristorante con la seconda stella Michelin è aperto solo la sera e chiuso il martedì sera. Sì, Lei firma comunque la cucina anche del lunch e sì, quindi sì. sono sempre le sue creazioni. Firmo tutto. Anzi, secondo me è un ristorante. Poi in un albergo deve avere anche un ristorante per il pranzo dove arrivano diciamo, i veri piatti, no? Quelli che insomma, si vogliono mangiare un po' tutti i giorni. Ecco, Esatto, perché esatto, poi immagino che la sera sia più un'esperienza gastronomica in un esatto. Esatto. posto veramente da gourmet, perché non è solo il cibo, ma può essere anche lo stile di vita. Immagino che quelli. Un'esperienza tutto tondo, ecco, la sera, sì. Quindi sì, come giustamente hai detto, a pranzo una cucina, possiamo definirla così, un pochino più semplice per tutti i giorni. La sera l'esperienza gastronomica è a 360 gradi, quindi tutta la mise en place, ovviamente la cucina, il servizio della sala, il come viene apparecchiato il tutto e l'ambiente, diciamo che è un'altra marcia, ecco. Qua, quindi piacevole sorpresa per la riapertura di Villa Feltrinelli, i primi chiaramente gourmet chiaramente saranno già arrivati, altri arriveranno per provare appunto questa cucina, magari pensando solamente al piatto e dimenticando il resto che mi sembra non sia facile. No, Ecco, guai, immagino, guai, guai, guai. No, no. immagino che qui a Villa Feltrinelli, come forse si intravede dal video che stiamo realizzando, quindi siamo, non so, lo stile, come possiamo definirlo, Liberty o. Liberty, È liberty. un Liberty che manca l'appello nella mostra a Forlì, appunto c'è questa esposizione dedicata anche ai manifesti, ai film, a tantissime cose, con gli arredi, la moda, però devo dire che questo tocco di classe di Villa Feltrinelli decisamente è qui, insomma, bisognerebbe portare pari pari Angolo. questo veramente gioiello. Bene, quanti coperti quindi del vostro Allora, ristorante? normalmente diciamo sui 30, massimo 35 coperti, quindi è un buon numero dove si possono curare tutti i dettagli, ecco.
Tutte le sere. Tutte le sere, sì. Ecco, quindi anche non c'è giorno di chiusura, non c'è giorno Allora, di noi riposo. il martedì sera siamo chiusi come ristorante, diciamo gourmet, agli esterni. Ovviamente la stessa carta viene riproposta per i clienti della villa, però ecco, agli esterni siamo chiusi il martedì sera. Chiaramente gli alloggiati hanno sempre, Sì, sì, come sì, dire, sì. questo trattamento di favore, che devo dire è anche giusto, perché in certi ristoranti montagna, qui non siamo distanti, siamo a Garigliano, siamo sulla strada quasi, insomma, di Madonna di Campiglio, quindi ad esempio Madonna di Campiglio è facile trovare il ristorante gastronomico e i clienti degli altri alberghi, che, come dire, insomma, non è poi il massimo per un albergo, insomma, che invece dovrebbe sempre deliziare i suoi di clienti piuttosto Ma noi anche cerchiamo di deliziare un po' tutti, ecco, ripeto, il discorso del giorno di chiusura di martedì è stato deciso un po' per far rifiatare alcuni personaggi della brigata, quindi per questo motivo. Però come clienti esterni ovviamente abbiamo anche clienti di altri hotel della zona, per carità. Bene, ma, immagino che poi sia un lavoro di equipe. Lei ovviamente è lo chef, il capo della brigata, e poi ci sarà un sommelier, ci saranno anche dei vini. Cioè, è possibile ottenere 2 stelle Michelin solamente con la cucina, secondo lei? No, 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 assolutamente. No, come dicevo, beh, un po' tutto il concetto che secondo me viene premiato alla fine. Quindi non è solo il discorso della cucina che mi riguarda, il discorso del servizio, della sommellerie e dell'ambiente. Una cucina che poi di marchigiano ha qualche cosa. Sì, ovviamente alcuni tocchi ce l'ha perché essendo appunto marchigiano di Ancona ho nelle corde un pochino la mia terra e alcune cose sono presenti. Non potrei definire la mia cucina regionale assolutamente, però alcuni sprazzi, alcuni tocchi, alcune pennellate sicuramente. C'è un piatto che possiamo consigliare questa stagione che si apre con le 2 stelle Michelin? Oh, ma... C'è un piatto Allora, che... io, ecco, più che un piatto, no, non vorrei suggerire un piatto, vorrei suggerire una cosa che ovviamente chi viene nel nostro ristorante, come quando va in qualsiasi ristorante, definiamolo così, gourmet, io consiglio sempre di non assaggiare uno o due piatti, di non limitarsi all'assaggio di uno o due piatti, ma di lasciarsi un po' coinvolgere, di degustare, quindi di prendere meno degustazione, dove la degustazione ti porta all'assaggio di diversi piatti e di conseguenza alla comprensione, ecco, di una tipologia di cucina. Vabbè, uno che viene una volta nella vita chiaramente mi sembra obbligatorio fare questa esperienza, mentre magari gli alloggiati magari si permettono magari anche di fare un piatto o due, perché Sì, immagino che ci sia questo, perché poi ovvio, ovvio. quello che abbiamo notato, certi ristoranti come lei hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento, come dire, fanno un menù unico e fanno solo quello, che un po' indispettisce i clienti di tutti i giorni, che magari vorrebbero, come dire, venire più spesso e, come dire, mangiare questi piatti un po' alla volta, Quello è ecco. vero, però io la vedo da parte della cucina e secondo me quell'idea di cucina, ripeto, secondo il mio punto di vista, è positiva perché è come invitare qualcuno a casa propria. Quindi proponendo quel menù, una cucina garantisce il massimo di quello che trovo sul mercato quel giorno, lo fa al meglio e lo fa al meglio per il cliente. Mentre invece andando in un ristorante dove ognuno sceglie a destra, a sinistra, su e giù, questo cosa comporta? Che spesso si mette in difficoltà la cucina, servizi stressati, invece delle cose fatte, organizzate, fatte bene, fresche tutti i giorni, è il massimo che uno Bene, possa allora parliamo di trovare. questo menù gourmet che viene impostato una volta per tutta la stagione, No, allora, o ci sono le variazioni? Ci saranno le noi variazioni? abbiamo due menù. Non scritti, quindi un menù degustazione che chiamiamo 100% Baiocco e un menù che chiamiamo 100% Green. Ovviamente il Baiocco è un po' l'espressione della nostra cucina e il Green è un po' il nostro modo di vedere il mondo dei vegetali. Quindi, come dicevo, sono dei menù non scritti, quindi ho l'opportunità di cambiarli tutti i giorni. Quindi, l'opportunità di utilizzare anche quei prodotti,
che a volte si trovano, a volte no, e quindi proprio per questo motivo spesso abbiamo delle difficoltà nell'inserirli in una carta. Invece così, non scrivendolo, ma proponendolo così, semplicemente con il titolo del degustazione, ci dà modo di utilizzare anche prodotti spesso non facilmente reperibili. Quindi tempo di durata di una degustazione di questo tipo, questo menù gourmet che Durata a consiglia? tavola? Ah, Sì. Ecco. io spero più a lungo possibile, perché ripeto, il cliente si deve godere proprio la serata, si deve godere la pace del luogo, si deve godere i piatti, si deve godere le coccole del servizio. Insomma, preventivate quindi tre ore a Guarda, 3 ore a tavola, che mi sembra tavola. giusto. Quante portate? Allora, il menù ne prevede 6, ma che in realtà 6 non sono, perché ci piace spesso fare dei piccoli regalini, sono facilmente 8, 9 portate, anche 10. Qua. Prezzo. Prezzo, allora, il menù degustazione va 180, il menù green 95, ovviamente escluso vini. E in questo menu green è un menu, diciamo, possiamo consigliare ai vegetariani che non mangiano carne e pesce È o scritto proprio contiene. così, il menù recita proprio né carne né pesce, il nostro modo di vedere il mondo vegetale, quindi non c'è presenza né di carne né di pesce. Ah, ecco, quindi perché immagino che qui qualche bella signora che si tiene in forma ed è vegetariana, per non dire addirittura vegana, immagino che non manchi. Sì, ma a volte abbiamo clienti del genere e che scelgono anche semplicemente 2 piatti, non scegliendo il menu green. Però sì, ci sono. Lei si riconosce in questa cucina, diciamo, naturale, possiamo chiamarla così. Sì, a me il mondo vegetale piace molto, non solo il discorso delle erbe, dei fiori, insomma, che qua abbiamo la fortuna di averne diverse tipologie, ma proprio il discorso del vegetale piace molto. Bene, questo allora è Stefano Baiocco, che a questo punto pubblicherà anche un altro libro No, dopo il primo. piano piano, piano col dirlo. Piano col dirlo, no, Bene, noi. quindi Villa Feltrinelli fino a novembre, Metà ottobre. fino a metà ottobre, quindi ristorante gastronomico aperto chiaramente anche per, come si dice, i passanti, quindi escluso martedì, quindi tutte le sere, preventivate appunto 3 ore, i prezzi ve li abbiamo detti e bene, grazie.